Siamo al capitolo settimo, versetto 36. Questa volta non abbiamo più il problema di vedere la fede che provoca i miracoli, non abbiamo più il problema di vedere ciò che i miracoli producono, ma abbiamo un tema che potremmo così definire in maniera sintetica: l'amore e il perdono. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, quindi dobbiamo immaginare una tavola centrale, e poi questi lettini a spina di pesce. In Palestina, all'epoca di Gesù, nelle case abbienti si mangiava la romana. L'ebreo invece mangia seduto per terra su un shulcham, cioè su una pelle di mucca. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. L'attenzione dunque è su Gesù e sul suo fatto, sul fatto che lo riguarda, cioè di essere o non essere profeta. Ricordiamoci che Gesù è stato riconosciuto come profeta dalla folla. A Cesarea di Filippo, quando Gesù chiede ai discepoli, la gente, chi dice che io sia, la gente dirà, sì, i discepoli diranno, la gente dice, tu sei Giovanni Battista, oppure un profeta, oppure Geremia, eccetera. Gesù allora disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Un denaro è la paga di un giorno. 500 denari è la paga di quasi 2 anni. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Chi ci ha capito qualcosa, alzi la mano. Allora andiamo per gradi. Nella parabola esce fuori una conclusione estremamente logica. È più riconoscente, in questo senso amare, è più riconoscente colui al quale è stato condonato di più.
€1.000 al mese, 2 anni, sono tanti. €1.000 al mese, sono 12.000 all'anno, mettiamo la tredicesima, 13.000 all'anno moltiplicato 2 fa 26.000. L'altro sono 50 giorni, sono 2 mesi, €2.000. C'è una grossa differenza. E Gesù chiede a Simone, Simone risponde, beh, chi ha avuto €26.000 condonati sarà molto più riconoscente di colui che ha avuto appena €2.000 condonati. Qual è la logica in questa parabola? Prima c'è il condono, poi c'è la riconoscenza. Prima c'è il perdono, poi c'è l'amore. Nella realtà succede invece esattamente il contrario. Gesù infatti mette in evidenza i gesti di amore accogliente che non sono stati fatti da Simone e i gesti di amore accogliente che sono stati fatti dalla donna. E Gesù conclude, poiché ha molto amato, cioè ha fatto tutto questo, gli sono perdonati i peccati. Non rispetta la logica della parabola. La logica della parabola intende dire che esiste un rapporto fra perdono e amore, esiste un rapporto, solo che viene presentato rovesciato. Prima c'è il perdono, poi c'è l'amore. Nella realtà Gesù dice che esiste un rapporto fra perdono e peccato, ma è esattamente antitetico al racconto illustrativo. Questo è un dato per noi molto importante, perché il perdono dei peccati non nasce dal rimorso. Ma nasce dall'amore. Tu puoi aver sbagliato, e va bene. Chi non sbaglia nella vita? Ma la vera conversione non è piangere sul male fatto. La vera conversione è cominciare a pensare in maniera diversa e a cominciare a operare secondo questa maniera diversa di pensare. Chi te lo fa fare? Il fatto che tu ti fidi di Dio. Il fatto che tu dici Dio vorrebbe da me così, va bene, allora incomincia. Questo è il passaggio. Questo è l'amore che poi riceve il perdono. Capite che l'impostazione della nostra riconciliazione con Dio è un'impostazione che sfiora il senso di colpa e il rimorso come padrone. Mentre nella logica di Gesù le cose non starebbero proprio così. Lui non disprezza, anzi, il gesto che fa la donna, la quale ovviamente se piange vuol dire che dentro gli si sta muovendo qualche cosa. Ma Gesù legge il tutto con un criterio, un parametro, che pone in giusta luce questi gesti. Che esista dunque un rapporto fra perdono di Dio e amore, su questo non c'è dubbio. Che questo rapporto possa avere uno sviluppo che parte da un perdono e da una riconoscenza, va bene. Questo è un modo. Ma esiste anche l'altro. Tu cominci ad essere riconoscente verso Dio prima che Dio ti perdoni. E quindi fai un salto di qualità, fai una scelta, fai un passaggio prima di ricevere il perdono di Dio.
Perché è importante tenere presente tutti e due gli insegnamenti, quello della parabola e quello dell'avvenimento? Il Concilio di Trento dice che quando una persona è in peccato mortale e vuol fare la comunione e manca l'abbondanza dei confessori, chiede perdono a Dio, va a far la comunione e si confessa la prima occasione possibile. Perché è possibile questo? Perché il Concilio di Trento ha detto anche se non sei confessato, pur essendo in peccato mortale, puoi far la comunione lo stesso? Purché manchi l'abbondanza dei confessori, ovviamente. Perché lo puoi fare? Il Concilio di Trento sta applicando questa logica. Noi possiamo ricevere il perdono di Dio ed essere riconoscenti, amarlo. Ma possiamo anche vivere l'altra esperienza, capire di aver sbagliato, intraprendere la nuova strada, che è il gesto di amore sempre, e ricevere il perdono dopo. Sono valide tutte e due queste strade. Ma ricordiamoci che sia nel primo caso che nel secondo caso, il senso di colpa non esiste. Non esiste. Gesù non lo ha mai voluto neanche toccare come elemento di partenza per il perdono. Mai. Lui ha sempre insistito lungo tutta la sua predicazione: è importante cambiare modo di pensare e dunque, con la ricaduta, cambiare modo di agire. Ma è importante cambiare il modo di pensare. Quindi, il pianto per il pentimento, per l'amor di Dio, se c'è, ben venga, nessuno dice di no. Ma non è quello l'elemento determinante. Il rimorso è pericoloso. Se non viene gestito bene, è pericoloso. A Giuda ha giocato un bruttissimo scherzo. E se voi notate, Gesù non parla mai di rimorso. Neanche nella parabola del figlio al prodigo Gesù parla di rimorso, ma parla di tornare in sé. E il figlio è tornato in sé, ha cominciato a riflettere: casa di mio padre, ci sono i servi che sono trattati meglio di me, dunque io torno da mio padre e dico peccato contro il cielo e contro te, non sono degno di essere trattato come tuo figlio. Mi basta essere trattato come i servi, che sono comunque trattati meglio di me in questo momento. Lui arriva, recita in maniera perfetta il suo progetto, e il padre lo prende sul serio, ma neanche lo ascolta. Voi notate dunque che anche sotto questo tema, come membri della comunità cristiana, saremo chiamati a fare una buona riflessione. Il sacramento della riconciliazione è una cosa molto seria ed è anche molto importante nella vita di un credente. Però, se notate, va vissuta in una dimensione che non è quella alla quale spesso siamo abituati. È un'altra cosa. Il perdono non è l'incontro fra uno che ha ragione e quindi è sul piedestallo e uno che ha torto e quindi è giù in cantina. Ma è l'incontro fra due persone che si amano. O noi impostiamo così l'incontro della riconciliazione, o altrimenti ci troviamo sempre di fronte a una gravissima difficoltà. La tremenda difficoltà di dover andare a dire i fatti nostri ad un terzo. Mentre invece se questo terzo, lì in quel momento mi rappresenta Dio, e questo terzo accetta di avere la logica di Cristo,
mi farà vivere quel momento come un incontro fra persone, dove ognuno ha la sua dignità, ognuno merita il suo rispetto. E la conversione è un fatto di cambiamento, di scelta. Non penso più con la mia testa, ma cerco di pensare con quella di Gesù Cristo. Pietro, tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. Allora cominciamo a entrare in un'altra ottica. Auguri. E quando andate dal terzo, cercate di scegliervelo, perché l'anima è una cosa seria. Non potete affidarla al primo che arriva. Bene, parabola del buon seminatore. Tutti quanti la conosciamo, vero? Ora facciamo una piccola parentesi di preparazione alla lettura. Se invece di fare una conversazione spirituale come stiamo facendo, facessimo una vera lezione di esegesi, io dovrei cominciare col dirvi, guardate, quando noi in Oriente troviamo il racconto figurato, noi dobbiamo sempre distinguere tra parabola, racconto esemplare, paragone. L'allegoria non esiste. L'allegoria è un prodotto greco, non orientale. Allora voi avete il paragone. Pastore, 100 pecore, ne perde una, la cerca, la trova, fa festa, così in cielo. La donna perde la moneta, la cerca, la trova, fa festa, così in cielo. Questi sono i paragoni, non sono mica parabole. Scendeva un mercante da Gerusalemme a Gerico, incappone i briganti, bastonarono, ferirono, rubarono, arriva un samaritano, passa un prete e un levita e fanno la figura del pifero, arriva un samaritano, lo soccorre, va e fa anche tu lo stesso. Questo è un racconto esemplare, non è una parabola, letterariamente parlando. Una parabola è sempre una martellata sui denti. Tu mi accusi di accogliere i peccatori e di mangiare con loro? Sì, bene. C'era un padre, aveva due figli, uno sbaglia, torna. Ci sono due modi per accoglierlo, quello del padre e quello del fratello maggiore. Tu da che parte stai? Dalla parte del padre. Ma allora perché cavolo te la prendi con me che mi sto comportando alla stessa maniera? La parabola è un racconto violento in cui viene messo a nudo la contraddizione che l'ascoltatore sta vivendo. Perché nella parabola l'ascoltatore è chiamato a dare un giudizio e quel giudizio gli si riverbera contro. Vi è chiaro? Questo è il meccanismo della parabola. La parabola è un racconto per adulti con riserva, non per bambini piccoli. Il racconto esemplare, se volete, può essere considerato un racconto per bambini piccoli. Il paragone, ma non mai la parabola. La parabola è qualcosa di tremendamente adulto. Allora, se questa è la fisionomia dell'aspetto letterario, vediamo qual è invece la fisionomia tecnica della provocazione della parabola. Il racconto presenta una situazione. Nella realtà l'ascoltatore sta vivendo una sua situazione. La situazione dell'ascoltatore e la situazione della parabola sono uguali. Questo è ciò che unisce le due realtà, il racconto e la situazione vissuta. Quando l'ascoltatore giudicherà la situazione del racconto, la situazione presentata dal racconto, sta giudicando se stesso.
Capite?